Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video assaggi. Oggi assaggerò Estatè Infusion Mix, nuovi tre gusti. Non so se ne esistono altri, ma credo che esistano solo questi tre. Li ho trovati oggi da Lidl e quindi devo assolutamente assaggiarli. Allora, vediamo, abbiamo tè nero, salvia e agrumi. Poi abbiamo tè verde, menta e lime, e infine un tè nero, zenzero e limone. Questo è quello che mi ispira di meno perché mi sembra il più normale. Partiamo da questo. Allora, ovviamente è vero infuso di foglie di tè come tutti gli estratè, senza coloranti, senza conservanti, senza glutine, senza aromi artificiali, bevanda di infuso di tè nero e zenzero al limone. Classico colore del tè. Ingredienti: infuso di foglie di tè nero e zenzero, acqua, tè nero, zenzero, zucchero, succo di lime, aromi naturali, chinina, succo di limone in polvere reidratato, esaltatore di sapidità, acido ascorbico, acidificante, acido citrico, da consumarsi preferibilmente entro. Ok. Ok, è pizzicorino. È strano perché ovviamente si sente, sembra il normalissimo estratto al limone, anche se non dovrebbe esserci qui il bergamotto, che di solito c'è nell'estate, però ha questo retrogusto di zenzero che pizzica un pochissimo, però tipo ti ricopre tutto il palato, cioè tu bevi, ti si ricopre tutto il palato di gusto zenzero. E lo zenzero lo rende quel pizzicorino amaro, quindi non è dolce, cioè si sente l'estate dolce con questo retrogusto amaro. Non lo so, non mi convince al 100% questo estate. No, bevuto poi così grandi sono state. No, c'è da dire che ne mangio un cosino perché. C'è da dire che non sono freddi da frigo. Magari i più freschi sono un pochettino più buoni. Ma non lo so. Passerei all'altro tè nero, che è quello con salvia e agrumi. Allora, senza coloranti, senza conservanti, senza glutine, senza aromi artificiali, bevande infuse di tè. Allora, ingredienti: infuso di foglie di tè nero e di salvia, acqua tè nero, foglie di salvia, zucchero, succo di arancia deconcentrato, aromi naturali, succo di limone in polvere deidratato, succo di lime, succo di lime, esaltatore di sapidità, acidificante. Ok. Proviamo questo tè nero, salvia e agrumi, che sostanzialmente è quindi arancio e limone. È stranissimo anche questo. Allora, anche qui si sente il sapore vago di un'estate normale, con questo retrogusto che è la salvia, che lo rende un po' balsamico, cioè si sente che è un'erba officinale, insomma. Lascia questo gusto fresco, ma anche un po' non amaro, non salato, però non dolce, cioè ti toglie un po' il dolce. È strano, è strano. Ora, tra i due, vince quello la salvia e agrumi. Anche se l'arancia non la sento molto, però. Proviamo
l'ultimo prima di mangiare un altro triangolino di mais e quinoa del Lidl. Primo per dare croccantezza a questo video. Sono abbastanza ASMR, ma soprattutto perché se no non distingui i gusti uno dietro l'altro, così tutto troppo dolce. Allora, tè verde, menta e lime, senza coloranti, senza conservanti, senza glutine, senza aromi artificiali. Infuso di foglie di tè verde e di menta, acqua, tè verde e menta, zucchero, succo di limone, succo di lime, no, succo di lime, succo di limone in polvere idratato, aromi naturali, esaltatore di sapidità, acidificante. Fine. Mi piace che abbiano degli ingredienti molto molto corti e molto comprensibili, insomma. Questo si vede che è un po' più chiaro degli altri, perché è tè verde. L'odore sta tantissimo di menta. Ah, che buono! Allora, questo mi ricorda il tè, l'estate verde alla menta, che anche lui era uscito qualche estate fa. Che era uscito quello lì alla menta e forse quello agli agrumi, non vorrei dire una cavolata, perché mi ricordo che c'era uno arancione e uno verde, e io preferivo di gran lunga quello verde, mi piaceva da morire. Non si trova sempre, non so se ora si trovi o se quest'anno hanno fatto uscire questi al posto di quegli altri era proprio tutta la bottiglia verde. Quest'anno hanno fatto uscire questi qui con questa queste etichette così un po' più naturali, no? Tipo, gli ingredienti su uno sfondo di legno meraviglioso, quindi hanno questo look un po' così, no, dietro, scusate, un po' così, mentre gli altri hanno proprio tutta l'etichetta, tutta la bottiglia verde così, mentre l'altra era tutta arancione così, mi sembra che fossero agrumi e menta, e praticamente a quelli hanno aggiunto, quello agli agrumi hanno aggiunto la salvia, quello alla menta hanno aggiunto il lime. Questa è una mia idea, tra l'altro avevo fatto un video assaggi, cercatevelo, non so se mi ricorderò di metterlo qui perché io lo dico in ogni video, poi mi dimentico di metterlo e non mi ricordo quando, se sempre li metto. Diciamo, questo mi piace parecchio, il lime si sente poco, ci sente un retrogusto di limone, di qualcosa di agrumato, però non direi, sì, certo, è proprio lime, però si sente tantissimo la menta, ma non un tantissimo che copre qualsiasi altro sapore, però si sente parecchio ed è buono, perché è proprio menta buona, cioè è proprio menta da infuso, menta di mojito, non è menta da cicca alla menta, non è una di quelle robe che, sì, è menta, ma non sa di menta, questa è proprio menta da pianta buttata nell'acqua. E mi piace tantissimo, per cui, come avrete già immaginato, il mio preferito è questo, tè verde, lime e menta. Secondo posto per tè nero, salvia, agrumi. Terzo posto per tè nero, zenzero, limone, perché non mi convince. Primo, vabbè, l'ho voluto assaggiare lo stesso perché sì. Come ho detto già prima, è abbastanza normale come gusto, nel senso che si trova anche di altre marche, credo, con limone e zenzero, o comunque si trova la classica bustina da infusione, limone e zenzero, insomma una roba non è così particolare. Secondo, il sapore non mi fa impazzire, perché appunto sento un tè molto molto dolce e questa specie di patina di zenzero che mi ricopre il palato, che mi fa sentire un sapore amarognolo e vagamente piccante, anche se il piccante secondo me non è il termine adatto allo zenzero. Lo zenzero un po' pizzica, cioè lo zenzero è fatto così. Quindi non mi convince. Questo invece è particolare, non li avevo mai visti alla salvia,
quantomeno non l'avevo mai visto, cioè non è una cosa comune trovarla, non è comune trovarla nei tè in bustina, tantomeno nei tè già pronti, nelle bibite. È particolare, non so se alla lunga stanca questo sapore di salvia, nel senso che finché ne bevi un goccino così come ho avuto io fuori pasto, ok, perfetto, però se dovessi bermi, non lo so, due o tre bicchieri di fila, non lo so. Mentre questo è perfetto, questo è, cioè io spero che lo lasciano tutto l'anno, che non siano delle summer edition perché sarebbe un peccato perché mi piace parecchio. Bene, detto questo, con i miei teini vi ringrazio per aver visto il video. Spero che vi sia stato utile. Un bacio, al prossimo video, ciao!